Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non escono su Nintendo Switch. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché andremo a fare un unboxing epocale. È infatti arrivata la Steam Deck, il PC portatile di Valve che promette a modo suo di apportare una piccola rivoluzione in un settore in rapida crescita. Lo sapete, adoro Nintendo Switch proprio per la sua natura ibrida. La console Nintendo mi ha permesso di giocare in portabilità dei titoli che non mi sarei mai sognato di vedere tolti dall'esperienza della console fissa. Eppure 5 anni dopo il mercato è profondamente cambiato e rispetto a Nintendo, Valve oggi propone qualcosa decisamente più di nicchia, ma dal potenziale sconfinato. Oggi quindi andremo a fare l'unboxing di Steam Deck, seguito poi da qualche considerazione iniziale sulla console. Ma se siete curiosi di sapere qual è il vero potenziale di questo PC portatile, che cosa si può fare dopo settimane o magari mesi di utilizzo, conoscere i suoi pregi, i suoi difetti e soprattutto come si rapporta a Nintendo Switch e all'idea di gaming proposta da Nintendo, beh, fate spazio nel vostro zainetto e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, però prima di iniziare un grazie immenso a tutti i Porion, i poracci che decidono di supportarmi sul Patreon. Senza di voi video del genere sarebbero impossibili. Grazie di cuore. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Prima dell'unboxing, come al solito, facciamo qualche considerazione sul packaging. In questo caso prenderemo come punto di riferimento OLED e la sua scatola. Il PC portatile di Valve si presenta come un oggetto che non ha bisogno di catturare l'attenzione sugli scaffali, un prodotto destinato alla vendita solo su ordinazione e, insomma, si percepisce. Il box esterno con cui viene spedita è la confezione stessa e di per sé questo pacco, che si sviluppa in lunghezza, sensibilmente meno profondo della scatola di OLED, potrebbe contenere qualsiasi cosa. E direi che, visto che ci siamo, scopriamo se effettivamente mi è arrivata una Steam Deck o un paio di scarpe molto lunghe. Delle pinne. Ed eccoci, poracci, all'unboxing vero e proprio. Non vi nascondo che sono super emozionato e sono completamente blind, so cosa c'è dentro ma non so come è presentato. È molto apprezzabile però che nella confezione esterna, quella con cui poi è stata consegnata, ci sono delle piccole easter egg, questi loghi sul lato che chi segue Steam, Valve e soprattutto ha giocato a Portal riconoscerà sicuramente, e c'è anche il logo della Steam Deck. Tutti gli altri lati in realtà non presentano nulla. Qui c'era l'indirizzo di spedizione che ho tolto, se no mi doxate. Questo, vi ricordo, sarà un unboxing e se ci riusciremo anche un primo avvio, non so se la console sarà carica a sufficienza da permetterlo. Per prove più approfondite, test sul campo, vari spippolamenti poracci, vi rimando ovviamente ai prossimi video e se non siete iscritti fatelo immediatamente. Ma bando alle ciance e procediamo all'unboxing. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Ed eccoci qua. Scritto in tutte le lingue: on a Ferris wheel on the subway. Ah, ok, praticamente dicono dove si può giocare, ovunque. Un piccolo manuale di istruzioni per mettere subito in carica la console e accenderla. Quindi immagino non ci sia abbastanza carica per un primo avvio, ed eccoci qua. Questa qua è la versione da 256 GB, che comprende anche una custodia rigida. Non è la versione massima, ma diciamo è il tier intermedio. Questo qua dovrebbe essere l'alimentatore. Esattamente, alimentatore di tipo USB-C, presa non inglese, fortunatamente. Questo ci tornerà utile fra pochissimo. Come diciamo, confezione molto minimal, è enorme ma non è pesantissima. Attenzione, colpo di scena: your games are going places, i tuoi giochi andranno nei posti da parecchie parti. Sembra quasi di sbustare un capo d'abbigliamento. Questo è tutto quello che la scatola aveva da offrire. Pensate, potremmo giocarci anche in un sottomarino o nel patio. Bene, prima comparazione di dimensioni, la Switch sembra una versione pocket, ma andiamo a vedere com'è soprattutto una volta tolta fuori dalla
custodia rigida. Devo dire che un packaging così minimalista lo apprezzo particolarmente. Quando avevo visto le prime immagini mi era sembrata una cosa un po' poraccia, un po' cheap, ma devo dire che in realtà riesce a essere premium ma anche senza fronzoli e orpelli vari. Togliamo il cartone, direi protettivo, ma in realtà non è protettivo assolutamente. Questa è la custodia, bella rigida, enorme. Questa veramente non è portabile, questa non te la porti in giro. Prende un'altra valigetta, ma è molto elegante. E c'è l'antitaccheggio. Aspettate, L'antitaccheggio praticamente. Penso vada rotto. Va tolto il silver, ragazzi. Questo è l'antitaccheggio di Valve. Non potremo più rivenderla come nuova. Diciamo addio al sigillo di sicurezza messo in piedi da Valve. Altro che sistema anti-cheat. Intanto vi faccio notare che in onore dei 20 anni del GameCube hanno messo anche una maniglia. Guardo, non guardo. Sono emozionatissimo, non sto scherzando. Ed eccola qua. Wow. Aumentiamo un po' la luminosità perché ho paura che, essendo tutta nera, si perda un po' in video. Ragazzi, ma è leggerissima, è impressionante. Massiccia. Ma è leggera, non me l'aspettavo proprio. Bellissimi trigger adattivi, bel feeling. No, oddio, non sono adattivi, ho detto una cavolata, però a pressione, con i livelli di pressione. Tutti i click al punto giusto. Chissà se i pad drifteranno. Qui abbiamo il touchpad, i tasti. Ok. Anche in questo caso voglio fare al volo una prima comparazione a livello di dimensioni tra Switch e Steam Deck. Praticamente lo schermo della deck è leggermente più grande della OLED, ma le dimensioni maggiorate si percepiscono. E come, se già non è tascabile la Switch, figuratevi questo bestione, che anche a livello di altezza sì, e di spessore, ma non è profondissima, eh? Sono i controller più che altro, che abbiamo anche i tasti programmabili sul retro. Queste sono robe da veri pro. Sul retro invece abbiamo il logo Valve e nient'altro. Piena di feature, almeno di sistemi di input, ma comunque hanno cercato di mantenere un design quanto più sobrio possibile. Certo, diciamo che il minimalismo si perde, comunque, però poteva andare molto peggio. Quello che vi dico è che non me l'aspettavo, ma è molto comodo da impugnare. Non l'avrei mai detto, vi giuro. E a questo punto vediamo se ha un minimo di carica. Io proverei a fare il primo avvio, altrimenti stopperei un attimo, metterei un po' in carica e ci vediamo fra poco. Ci vediamo fra poco. Ok, poracci, facciamo un piccolo passo in avanti. Mi sono preso un po' di tempo per fare il setting base della console, scaricare qualche gioco e familiarizzare con il sistema operativo. Prima di tutto, prime impressioni su forma ed ergonomia. Confermo quello che vi ho detto poco fa. La console è incredibilmente comoda nonostante le sue dimensioni esagerate e sorprendentemente leggera per quello che ha da offrire. Si presenta a mio avviso in modo un po' sgraziato a causa della quantità smodata di tasti e feature che ricoprono tutta la superficie della console non occupata dallo schermo. Mi è capitato in queste prime ore di utilizzo di ritrovarmi a premere tasti a caso perché effettivamente non è facile da trovare uno spazio dove riposare le dita, ma è comprensibile l'approccio scelto da Valve per la deck. Qui sopra non deve mancare nulla, a costo di sacrificare il primo impatto estetico. C'è da dire però che il grip bombato aiuta parecchio l'ergonomia, una caratteristica assente su Switch che su deck si rivela fondamentale da subito. Impressionante poi lo spessore ridotto all'osso, considerando anche la bestia di potenza che si cela dentro la scocca. A livello di rumorosità e temperature è chiaro che l'attenzione degli ingegneri sia stata riposta in gran parte nella progettazione del sistema di raffreddamento. Se messa sotto stress, deck scalda senza mai raggiungere temperature preoccupanti, e dentro devono esserci delle ventole belle aggressive, visto che il flusso d'aria in uscita è percepibile se si mette la mano nei pressi delle uscite di areazione. Direi che la rumorosità è nella media, forse qualcosina in più della OLED, ma ho apprezzato particolarmente la qualità degli speaker audio.
esce fuori un suono corposo che rende bene la spazialità dell'azione e che ha coperto immediatamente eventuali rumori delle ventole. Per chiudere questa prima sezione aggiungo che levette e tasti offrono tutti quanti un ottimo feeling al tatto. Dal D-pad ai tasti sul retro, passando per i click delle levette e i due touchpad, non sembrano esserci componenti di seconda scelta e spero vivamente che Valve, a differenza di Nintendo, abbia dato massima priorità alla solidità e robustezza delle componentistiche più delicate, anche perché qui eventualmente non si tratta di sostituire semplicemente dei controller e l'ultima cosa che avrei voglia di fare sarebbe quella di mandare in assistenza la DEC per un problema del genere. Ma ora brevemente passiamo al primo impatto col sistema operativo ed è qui che ci troviamo in un territorio completamente opposto rispetto a quanto siamo abituati con la piattaforma Nintendo. È apprezzabile lo sforzo di Valve di rendere immediata e comprensibile l'interazione con la propria libreria. Siamo subito accolti dai giochi presenti nella biblioteca e in particolare con quelli ottimizzati per Steam Deck. Installare e avviare le applicazioni è semplicissimo e fino a qui nessun problema. Bisogna però capire che ci troviamo di fronte a una piattaforma pensata per poter essere adattata alle preferenze degli utenti e a un'estrema flessibilità corrisponde una minore facilità di utilizzo. Scordatevi l'immediatezza propria di Switch, una console pensata esclusivamente per giocare che cerca di eliminare dall'equazione qualsiasi parametro esterno al gaming puro, spesso anche esagerando. Ancora prima di iniziare a giocare ho svolto svariati aggiornamenti del firmware, effettuato accesso alla modalità sviluppatore per sistemare un bug che sganciava la connessione wifi e anche dovuto riavviare perché Alan Wake crashava e ancora non sono riuscito a farlo partire. Ho provato poi a installare l'Epic Game Launcher tramite la modalità desktop, che è tutt'altro che semplice da navigare senza un hub USB-C e un mouse e tastiera da abbinare. E poi ho dovuto perdere un po' di tempo per trovare il giusto equilibrio dei setting grafici di control per farlo girare in un modo che ritengo adeguato. Steam Deck non è per tutti e rischia di risultare incomprensibilmente frustrante a chi sceglie il mondo console proprio per bypassare la complessità dell'ecosistema PC. Però i risultati sono strabilianti. Anche solo il poter pensare di giocare a control non in cloud è qualcosa fuori di testa, ma riuscire a farlo in questo modo, beh, per me è sensazionale. Per come sono fatto io, so che questo sarà l'unico modo in cui potrò recuperare i capolavori che altrimenti avrei perso per strada. Giochi mastodontici come Red Dead Redemption 2 o Elden Ring, per fare esempi di giochi a grande budget che richiedono centinaia di ore di gameplay per essere portati a compimento, ma anche tutta quella costellazione di indie che a volte non riescono ad approdare su Switch e se lo fanno, lo fanno al doppio del prezzo. Per me, insomma, con Steam Deck si apre un mare di possibilità e non vedo l'ora di poterlo navigare insieme a voi. Sì, parliamoci chiaro, perché tra modalità desktop e la possibilità di installare Windows sul device, il quantitativo di cose che si possono fare su Deck schizza letteralmente alle stelle e non vedo l'ora di testare questo PC portatile con l'emulazione. Ci sarà da perderci parecchio tempo e molto probabilmente sbatterò la testa contro il muro più e più volte, ma sono sicuro che anche in questo settore riuscirò a colmare quel vuoto che tanti, anzi troppi publisher, soprattutto di grande entità, lasciano colpevolmente scoperto. Quindi insomma, restate qui sul canale perché ne vedremo delle belle. Per oggi era tutto e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma soprattutto vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Steam Deck e se ci sono cose che vi incuriosiscono particolarmente a proposito di questo progetto. Fatemi sapere se avete qualche domanda specifica a riguardo. Detto questo, noi ci vediamo domani per un video importantissimo, infatti ricorre un anniversario assurdo. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Steam, Michele Deck, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Oggi ho sbagliato tutto.